In teoria qua ci dice di andare qui, però se andiamo qui non moriamo, scusami. Quindi questa è la fila per quella spilla esclusiva. Oh sì, il cartello dice che qui puoi consegnare il tuo voucher. Ci siamo, Elegant Strategy. Oh cavoli, siamo proprio sfortunati. Aspetta, dici sul serio? Al 100%, dici che stanno distribuendo dei voucher al bar Chico. Aspetta, non era forse quell'offerta di cui parlavano prima? C'era così tanta gente che saranno già andati esauriti. Hai ragione, è troppo tardi. Accidenti, che seccatura. È molto più che una seccatura, devo riuscire ad avere quel voucher. Forse posso tornare indietro nel tempo al momento in cui siamo arrivati all'incrocio. E io ti dico di no, secondo me. Però vediamo, magari per trama sì. Lo sapevo, devo andare al bar a Chico. Time back! Ed eccoci qua! Ci è mancato poco. Sì, quegli sfigati occupavano quasi tutto il bar. Però l'importante è che siamo riusciti ad avere i nostri voucher. Ok, qui appena prima che siamo andati a Central Street. Scherzi a parte, se ne stavano svaccati nel bar come se fosse casa loro. Erano tipo dei turisti o qualcosa del genere. Dovremmo riuscire a farci dare uno di quei voucher. Se ci mettiamo in fila per entrare nel bar come quelle due. Ti sei addormentato, socio? Forza, andiamo a Central Street. Devo solo capire come spiegarlo a fretta. Ascolta. Sì? Ricordi quelle due ragazze che stavano parlando di quella spilla? Certo, ci sono appena passate di fianco. Ah, ma guarda un po'. E dicevano che erano contente di essersi messe in fila per il bar a Chico. Ok. Quindi stavo pensando, forse dovremmo andarci anche noi. Aspetta, non capisco. Allora, per quella spilla di cui abbiamo sentito parlare ci serve il voucher del bar. Ma i voucher sono limitati, quindi sarebbe meglio avere meno concorrenza. E insomma, se riuscissimo a ottenere uno di quei voucher, forse incontreremo quel giocatore che cerchiamo, no? Wow, Tamarindo. Mi hai fatto venire i brividi, il tuo entusiasmo è contagioso. Beh, non ho capito bene cosa sta succedendo, ma ti seguo. Bene, iniziamo mettendoci in fila per il bar a Chico. Come vuoi, amico. Andiamo al bar a Chico. E tra l'altro, in teoria, ecco esatto, la storia è appena stata riscritta. Se non sbaglio, forse, non lo so. Aspetta, qui dice che il menù in promozione è esaurito. Quel gruppo deve essersi accaparrato l'ultimo voucher. Ci hanno battuto sul tempo, uffa. Quindi adesso cosa facciamo? Dovrò tornare più indietro nel tempo e mettermi in fila prima di loro. Come back in time! Incrocio pedonale. È bellissima sta scena. Eccoli lì, infatti. Wow, guarda che fila! Cacchio, c'è un sacco di gente e il bar non è ancora aperto. Qui appena prima che andassimo al 104. Devo trovare il modo per far andare via quella gente. Che ne dici? Diamo un'occhiata. Andiamo. Sì, hai ragione, l'unzequa ci chiama. Stavo parlando del bar. Oh, davvero, possiamo anche andarci, ma perché? Questa cosa come gliela spiego? Non abbiamo ancora parlato con Cannon a questo punto. Beh, stavo pensando. I giocatori come noi sono bloccati nel PS, giusto? E questo limita i posti dove possiamo andare. Forse il giocatore che cerchiamo è nel bar. Qui? Oh, ok. Aspetta, cosa intendi con limita i posti dove possiamo andare? Cavolo, qui non ci avevano ancora spiegato come fare compere. Cavolo, ma hai appena ascoltato quello che ci ha detto il demone o no? Possiamo andare solo nei negozi che hanno uno sticker dei demoni. Giusto, quindi il giocatore che stiamo cercando sarà uno di quelli nel negozio, proprio come dicevi ora. Tamarindo, a volte la tua intelligenza mi fa paura. Non c'è tempo da perdere, andiamo! Lo sapevo! Questo va contro ogni probabilità. Quel ragazzino deve essere davvero in gamba se ha già fattorizzato questa equazione. Minamimoto è sorpreso. Bla 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 bla, siamo ragazzini. Ok, come faccio? Chi va là? Noi? Aspetta un secondo, c'è qualcosa che non va. Non siamo riusciti a parlare con nessun altro per strada. Aspetta, significa che... Non mi sembra di avervi mai visti. Fate parte della nuova squadra, giusto? Anche questi tizi sono giocatori. Quindi volete qualcosa... Quindi volete qualcosa dalla Society? Tutti i numeri interi appartenenti ad altri insiemi vanno cancellati. Dobbiamo fare in fretta o saremo battuti sul tempo. Sì, mi è sembrato un gruppo di teste calde. Forse è il caso di darvi una rinfrescata. Preparatevi ad essere spazzati via.
Madonna, non vedo l'ora di menarti, santo cielo. Madonna mia, quanto mi dai sui nervi, già ti spacco la faccia ora. Dio mio, se ti spacco ora. Brutto coglione. Vai, spaccalo Minamimoto. Madonna mia, ti spacco la faccia. Oh, certo che i giocatori hanno un sacco di vita, eh. Mamma mia, bravo Gian Mariangelo. Mamma mia, ti spacco. Guardalo che scappa, coniglio del cazzo. Facevate tutti gli spavaldi, adesso state scappando come delle fighette. Mamma mia, ti sfondo il cranio. Hanno un sacco di vita i giocatori. Su questo non, me la, non c'era neanche il dubbio. Cioè, mi ha messo infatti un sacco di tempo. Mannaggia, siete dei relitti difficili da spazzare via. Forza compagni, ritirata, fate in fretta o fugherete. Spero davvero che ora riusciremo ad accaparrarci un voucher. Ehi là ragazzi, come posso aiutarvi? Ciao, servite ancora il menù in promozione? Quello con cui regalate un voucher. Certo che siete certo che siete fortunati, ce n'è rimasto ancora uno. Da 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 da. Ma c'è Sora lì. Da paura, riesci anche a crederci, yeah. Socio? Stranamente sì, posso crederci. Allora, vuoi smezzarti qualcosa o ordiniamo due piatti? Per me è uguale. Facciamo a metà allora, chiederò un piatto in più. Cos'è? Tu usi quello. Bene, abbiamo il voucher, ora dobbiamo solo andare a Tipsy Top Soul. Il Tiger Punks, ripristina un po' di PF della tua squadra in un istante, uso singolo. La barra della spilla non si ricarica automaticamente se ne si riattiva. Ok, quindi ok. Finalmente abbiamo capito come funzionano le spille di cura. Certo, è un po' una fregatura che puoi usarla una sola volta e soprattutto ti ruba tutto quanto lo slot. Ma quando avremo più spazio nel nostro gruppo, beh, potrebbe essere interessante. Allora, dobbiamo andare prima al 104. No, non mi si fa andare, perché forse devo ancora parlare con il demone. What to do? Ah, posso già... Ah, non devo rifarmi davvero tutto. Oh, meno male. Questa sì che è una cosa buona. Io già pensavo dovessi di nuovo parlare con Canon e tutto il resto, ma meglio così. Che coda pazzesca. Pensi che finiranno le spille? Spero che ne abbiano almeno una per ogni voucher che hanno stampato. Riusciremo a farcene dare una, vero? Abbiamo il voucher dopo tutto. Oh, ne ho passate davvero troppe per non farmi dare una spilla. In che senso? Come in che senso? Tutti quei viaggi nel... Sì, hai ragione, lasciamo stare. Io sono sicuro che avremo la nostra spilla, oppure dovremo fare a botte con qualcuno per ottenerla. Andrei a mangiare però, però non fa niente, aspettiamo il prossimo giro, dai. Eccola qua, ecco il voucher. Ma cos'è? Sono sicuro che è solo estetica però. Ci siamo, finalmente abbiamo la spilla. Questa è la spilla che stavamo cercando. Penso di sì. A te sembra speciale. No, ma sono sicuro che sia quella che ci serve. Beh, prima hai detto che oggi sei particolarmente concentrato, quindi mi fiderò della tua intuizione. Non te ne pentirai. Vediamo. Non resta altro che tornare da dove sono, da dove ero rimasto. Cambia il nostro destino. Ora abbiamo la spilla che cercava quella ragazza. Coming back in time. Devo smetterla. Ah, aspetta. Ah, appena in tempo. Per poco non restavamo senza. Davvero, per fortuna ci siamo messi in fila al bar prima. Hai stra ragione, adoro XD lol. Sembra che abbiano preso delle spille. Buono per loro. E buono per noi, visto che ora abbiamo una spilla. Quindi, che si fa? La mia vita è finita, fa schifo, ti odio tutti. Eh? Oh, oh, hai sentito anche tu?
addio felicità, porca troia, vi odio. Sì, si sta avvicinando. È troppo dolore, non sono riuscita a prendere quella spilla. Che succede? Chi è? Forse è meglio farla finita. Oh no, la mia vita è finita. Peggio di così davvero non potrebbe andare. Beh, forse ti va meglio di quanto pensi. Come? Cioè, come può andare male se è una di queste? Ma quella non può essere! È la spilla Elegant Strategy in edizione limitata! Davvero doneresti un oggetto così straordinario a una misera plebea come me? Certo. Oh, grazie, grazie, grazie mille! Mille volte! Siete forse scese dal cielo! In effetti, voi chi siete? Ce l'ho fatta, ho cambiato il futuro! qualcuno mi spiega? Dato che le hai dato la spilla, immagino che lei sia il giocatore che stavamo cercando. Sì, beh, probabilmente. Ammetto di essere un po' scioccato. Allora, chi devo ringraziare per questo dono? Oh già, le buone maniere. Mi chiamo Tosai Furizawa, ma gli amici mi chiamano Fred. Sai, quella spilla è... Scusate, ma siete stato interpellato? Oh, scusa. Hai qualche idea, Rindo? Arrangiati. Nobile Rindo, giusto? Lasciate che mi presenti, sono Nagi Uzui. Oh no, è un otaku! La amo già per questo! Cos'è quella faccia? No, potete chiamarmi Nagi, niente nomignoli o idiozie, solo Nagi. Come fanno a non piacerle i nomignoli? Grazie ancora per avermi omaggiata con la spilla dei miei sogni. Ma va, figurati. Farò tutto il possibile per ripagare questo debito, mio eroe. Davvero, non è nulla. Per noi è stato un piacere. Non mi pare che stessi parlando con voi. Ops, secondo strike. Sarà una mia impressione, ma percepisco una leggera ostilità. In quanto a psico, sei una deviazione standard. Ti troveresti bene con questi zettogrammi. Allora, lei è il giocatore che stavamo cercando. Per una volta non avete preso un granchio. Guardate, ecco la ladra di spille. What? Ehi, sono quei tizi del bar. Devono averle dato la caccia per tutto questo tempo. Inutile perdersi in calcoli quando è solo spazzatura. Aspetta, non vorremmo mica fare una rissa con loro. La somma degli angoli di un rombo è 360 gradi, eh? Questi idioti li fattorizzo in un millisecondo, spaccato. Una risposta esaustiva, amico? O la va o la spacca. Quindi abbiamo Nagi già dalla nostra parte o dobbiamo... Ecco, solo noi. Va bene, spacchiamo sti stronzetti. Madonna mia. Ah, avete uno in più, bravi. Ah, ma è là il PS della squadra. Madonna mia. Carichiamo già Minamimoto. Mamma mia. Ma io non ho capito se l'attacco con il cerchio devo fare continuamente il tasto cerchio o i miei tasti normali. Aspetta. Ecco fatto. Beccati questo. Mamma mia. Ah no, lo fa l'attacco automatico, ok. Beh, che dire. Tempo questa volta ancora una, perché abbiamo preso un bel po' di danni effettivamente. E abbiamo ottenuto anche 500 yen e abbiamo aumentato il nostro grado del gatto nero, mica male. Quindi anche utilizzare gli oggetti generali come i vestiti ti fa aumentare il livello. Beh, mica male. We won. Abbiamo vinto. Got a little worried for a second there. You did all right, kid. For a septogram. Grazie. Hey, I'll take it. What about you? How's my Na girl holding up? No, ti prego, stai zitto. Whoops. Sorry about that, Nagi. Glad you didn't get hurt though. Mi sa che non la non lo sopporta proprio. Does she even know how to fight? Penso proprio di sì. Mi sa che ha paura di lui oppure pensa che sia un figo.
Lo sapevo. Pensa che sia un figo. Maybe now's not the time for a proper numerical analysis. Farewell, fractals. Frattali. Happy flows, like a devilishly handsome gust of wind. So those guys called you a pin pincher. Hey, yeah. How about it, Nagi? Think you could show us your collection? So you might rob me of my prized possessions? No, we won't. Pinky promise. Can I take him at his word? Fred's certo. A lot of things, but he's not a thief. Very well. Then feast your eyes upon my arsenal. I've got Madonna mia. Only obtainable at ES Live, along with all 25 soundtracks from the Blu-ray box sets. Dio mio. And not for sale pin I wanted the contest. And here are a few I made myself. After collecting them for so long, I just had to create. Lo sapevo che quella spilla non avrebbe avuto nessun effetto. It's just a bunch of merch. Beh, non ha detto pacottia, ha detto merchandise, però. You're so amazing, Nagi. Dio mio, stai zitto, Fred. I think we're gonna bounce. Whoa. Hold your horses there, partner. I thought the plan was to add her to the team. Dude, did you see all those pins? Yeah, what e about chi se ne frega, esatto. Just pieces of plastic. They're that's worthless. Not her fault. We're the ones who had the wrong idea. But if that's all she's got, do you really think she'll be of any use to us? Well, what have we got to lose by at least giving her a shot? Esatto. Mr. Minami said she can use psychs, just like us. But do we really e poi non ti ricordi che ti ha spiaccicato il cervello? If Mr. Minami were here, he'd say something like, we need to bigify our numbers because math, kid! Dude, doesn't mean we should team up with every person we meet. Oh, what bliss. Long has it been since I had someone with whom I could actually converse. Oh, what che do you patata! Mean? Ever since yesterday, every person on the street passed straight through me. Until those reapers accosted me, that is. Then I began hearing thoughts not my own. I traced them to their sources, entered their minds, and got ejected. Hold up. You can go inside people's minds? That's amazing, isn't it, Rick? Già, peccato che non l'abbiamo sperimentato. Oh, today's results are in. Looks like the Pure Hearts picked up points for taking down the target, while the Ruin Bringers maintained their lead. And we earned next to nothing. Ovviamente, non abbiamo neanche giocato oggi. Plus, it's all part of our strategy. I mean, how are we supposed to beat the other teams if they all outnumber us? Okay, fair. Sì, ma non possiamo neanche essere gli ultimi. Nagi, I've got a favor to ask. You needn't bother. Those who dwell in the darkness are ill fit to befriend those who live in the light. Uscita direttamente da Kingdom Hearts, sta tizia. Right, gotcha. So, anyway, just hear me out. I'm listening. But I wish to reiterate the fundamental incompatibility underscoring this interaction. Cool, sure. Whatever you say. Voglio parlare con lui, non con te. Would you, my good friend Nagi, be willing to join our team? Perhaps you didn't hear me? Oh, I did, loud and clear. And so did Rindo. He was listening super hard because he really wants you on board, right? Sure. Yes? This team of which you speak, do you mean one operating within the framework of this so-called game? Esatto. Yep, it's just us, so we're looking for some new blood. Aren't we, Rin dude? I mean, my guess. Abbiamo fatto tutto questo, Rindo, per questa cosa. Things. Master Rindo hath shown us great favor by endowing us with the pin of legend. We are indebted, and shall gladly risk life and limb to repay him. Brava ragazza. Should he require aid, we must need to oblige. But more importantly, we must need seize the chance to gaze upon him again. Oh no. We accept the young master's offer. Technically speaking, I think I was the one who made di the te non mi importa, potresti anche morire. Looks like we found ourselves a new teammate, buddy. Yay! Nasty Nagi and the Wicked Twisters are gonna dominate. Woohoo! Yeah, I sure hope so. Especially since now we're stuck with her. I mean, we barely know her. Was letting her join the right decision? Certo che lo è, porca troia, stai zitto. Those birds. Probably nothing. E invece non è così. Minamimoto è compiaciuto. Allora la terza si è finalmente unita. Fra non molto toccherà al prossimo. Sembra che di Frate Indovino ci si possa fidare. Ma non siamo riusciti ancora a verificarlo, vero? No, ritenterò domani. Per curiosità, visto che nessuno di loro assomiglia a lui, dici che potrebbe essere il quarto? Sinceramente a lui non ci penso nemmeno, non più.
il nostro impavido leader, sempre una risposta pronta. Ad ogni modo, ho gli occhi su un'altra pedina. Uno a uno, i pezzi si dispongono al loro posto. Il gioco si fa interessante. È difficile dare voce a certi personaggi. Invasione. Chapter closed.